children who have to endure this, you go through cycles of pain. And for what? For what? And it's happened to so many women and girls. Like my mom, I'm so happy that she, I don't know why she didn't cut us, but I'm so grateful. Because my life would have been so much different, because it feels like I would have gone through that pain. E ha due figli, uno di 7 e uno di 10, tutti e due maschi, ma non vorrebbe mai che i suoi figli ripetessero la sua esperienza, qualora fosse, avesse una bambina, nascesse dalla sua vita una bambina. Ha avuto questi due bambini da due uomini diversi. È stata mutilata a 7 anni di età. Alla mattina presto alle 4 la prendono con altri bambini, dopo 3 giorni di preparazione di festa, mangiando, bevendo, cantando, viene spiegata a lei che se non si sottopone alla mutilazione genitale sarà cacciata dalla comunità, non potrà avere un marito e questo stigma è molto forte nella sua comunità ancora oggi. Alle 4 di mattina viene portata in riva al fiume, qui lei è di Garissa, viene lavata in acqua fredda, la sua migliore amica le copre gli occhi tenendola per terra e 4 altre donne anziane, una la tiene stretta per il petto per terra, 2 aprono le gambe e la quarta donna incide il genitale asportandolo. La bimba grida, ma non è niente confronto al dolore che la bambina proverà poi dopo per più di una settimana. Non vengono messi punti di sutura, ma qualche erba presa dal bosco e poi le gambe vengono chiuse a partire dalla vita fino al ginocchio in modo molto forte. La bimba viene portata a casa e immaginatevi quello che vi sto per dire, viene ogni giorno lavata con acqua e sale. Sapete che significa mettere del sale sulle ferite? Questo si dice che asciughi prima la ferita, ma questo provoca dei dolori da impazzire. E la ragazzina per più di 7 giorni ha patito. How do you determine how big the hole should be that you leave? This is how big the opening is. Ah. Only this bit? Well, good in course. And you're supposed to urinate from this, and when you're a teenager, menstruation goes through this hole. It's very small. Una donna che non viene circoncisa non può sposarsi. Di conseguenza viene espulsa dal suo villaggio e messa allo stesso livello di una sgualdrina. Questa pratica continua, anche se non è scritta sul Corano. È accertato che per effetto di tale mutilazione, le donne si ammalano mentalmente e fisicamente per il resto della loro vita. Le stesse donne che sono la spina dorsale dell'Africa. Io sono sopravvissuta, ma le mie due sorelle no. Sofia è morta dissanguata dopo la mutilazione. Ed Amina è morta durante il parto con il bambino in grembo. Quanto potrebbe diventare forte il nostro continente se questo rito insensato venisse abolito? Quali sono i motivi che possono ispirare questa condotta barbara?
Se lo sentite, vi viene la pelle d'oca. Il primo motivo è perché la donna, non provando più piacere sessuale, è più fedele all'uomo di quello che è una donna che prova piacere sessuale. Vi immaginate che tipo di cultura c'è dietro questo? La donna è un animale, è un oggetto di piacere.